Signore e signori, salve a tutti, benvenuti nella stanza dei bottoni. E-commerce, una scelta obbligata, è il titolo perentorio che abbiamo deciso di dare oggi alla nostra puntata, perché il messaggio è semplice, forte e chiaro. Per chi ha un'impresa fornitrice di beni, manifatturieri o di servizi, essere fuori dal commercio elettronico oggi è un errore. Non è più neanche un lusso che una volta ci si poteva permettere, perché se c'è un genere di produzione che sta in tutto il mondo entrando in forze sull'e-commerce è proprio il lusso, quindi sarebbe un controsenso. Bisogna essere sul commercio elettronico, invece in Italia non è ancora così chiaro a tutti, né a tutti gli imprenditori e né a tutti i consumatori come noi, che hanno spesso delle riluttanze, delle riserve sostanzialmente infondate. Come sempre, prima di presentare gli ospiti che ci aiuteranno a capire perché non è che convenga, ma si debba fare e-commerce, vediamo il servizio che abbiamo preparato in redazione e che comincia a mettere in linea un po' di dati fondamentali. Prego, regia. Un'immagine a forti contrasti, quella che è emersa dal 12° rapporto annuale dell'osservatorio di e-commerce B2C sul commercio elettronico in Italia, presentato poco tempo fa dal consorzio Netcom, in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano. Ebbene, la crescita del commercio elettronico quest'anno in Italia si attesterà sul 18%, per un valore stimato di vendite di prodotti di circa 11,3 miliardi di euro. Sembra un bel dato, eppure cresciamo ancora poco. Il divario con i principali paesi occidentali si allarga. Sono ancora troppo poco attivi settori chiave come quello dell'alimentare e del retailer specializzati nella casa, fai da te, arredamento e complementi d'arredo. Gli spazi di crescita sono dunque ancora ampissimi, visto che la penetrazione delle vendite online rispetto al totale delle vendite retail si attesta sul 3%. Il turismo la fa da padrone, con un peso di circa il 45%, 4,9 miliardi più 13% sul 2012, sul valore totale delle vendite online. Crescono di molto però anche il peso dell'abbigliamento, 1,3 miliardi più 30% sul 2012, e dell'informatica elettronica, 1,2 miliardi. Più 20%. A frenare il necessario boom sono due fattori. Il primo di tipo infrastrutturale, cioè la scarsa penetrazione della connettività interna a banda larga, che raggiunge percentualmente un numero di utenti pari a poco più della metà della media europea. Il secondo di tipo culturale, per le riluttanze delle imprese, ma anche dei consumatori, a comprare e soprattutto a pagare online. Sono remore, sono freni privi di senso ormai. Partecipare al mondo dell'e-commerce è un imperativo categorico per chiunque faccia impresa. E oggi, nella stanza dei bottoni, ci sarà chi saprà spiegarci perché. Eccoci di nuovo in studio, vi presento subito i nostri ospiti. Alla mia destra, Giulio Finzi, segretario generale proprio di Netcom, il consorzio di cui abbiamo appena citato i dati dell'ultimo lavoro di ricerca. Francesco Pallavicino, alla sua destra, che è responsabile dell'analisi di mercato e posizionamento di Cartasì, che è il principale operatore nel settore delle carte di credito del nostro paese e quindi il transattore principale dell'e-commerce che c'è e di quello che potrebbe esserci in futuro. Alla sua destra Matteo Cantamessa, che è il direttore dell'Innovation Lab Digital ROI dell'Università Cattolica. Digital ROI, Return on Investment, quindi una realtà di studio e di ricerca che si incaricherà proprio di illustrare agli aderenti a queste imprese che verranno a scuola da voi perché il rendimento su investimenti digitali è una cosa irrinunciabile, importante e significativa. Poi abbiamo due case histories, come amiamo definirle noi, cioè due società che testimonieranno quello che si può fare in proprio come operatori dell'e-commerce, diciamo così, per conto terzi, e anche appunto quello che si può fare per le piccole imprese, medie imprese italiane in questo settore. Rosalba Caramia, responsabile marketing di shoppingdonna.it, che è una realtà interessante che ha già consolidato da qualche anno. Fabrizio Albergati, che è presidente di Buoyons Group, SRL, che è uno start-up, un'azienda molto giovane del settore, nonché, lo dico sempre per i nostri spettatori, rappresentante anche qui tra noi dell'ANDAF, l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, che come sapete è partner editoriale di questa trasmissione. Grazie a tutti di essere qui. Allora, facciamo una chiosa ai dati del servizio, dottor Finzi. Sostanzialmente si sta crescendo, magari
tanti altri settori crescessero in Italia della nostra economia, come cresce l'e-commerce. Però il gap con l'estero non si chiude. Questo era un po' il senso che abbiamo cercato di riassumere. È così. Sì, l'e-commerce continua a crescere. Da quando nel 1998 è stata fatta la prima transazione online, l'e-commerce continua a crescere mediamente del 20%, quindi sono dati confortanti e le previsioni per i prossimi 10 anni mantengono questo ritmo, e quindi questo è importante dirlo. Questi sono i dati del mercato Italia, ma l'opportunità per le imprese italiane, l'Italia è un paese esportatore, è l'internazionale, è l'export, a partire dall'Europa, per parlare poi degli Stati Uniti e della Cina, se vogliamo certo. Parlare di... per darvi un dato, se volete, sorprendente, la Cina l'11 novembre, che è un giorno particolare in Cina per le vendite online, in quel giorno ha fatto metà del fatturato e-commerce italiano di un anno, in un giorno. In un solo giorno, sì. In un solo giorno. Quindi, se vogliamo dare un messaggio sintetico agli imprenditori italiani, la grande opportunità è l'export, perché certo. I cittadini tedeschi, inglesi, francesi, cinesi hanno molte remore dei consumatori italiani. Non dimentichiamo molte meno. Non dimentichiamo il mercato italiano, ma la grande opportunità è l'export. Ecco, entriamo nel merito del tema remore, perché è quello che vorremmo trattare per rimuoverlo in qualche modo. Allora, dottor Pallavicino, Cartasia è un osservatorio fondamentale. Perché? Perché la carta di credito è usata online e offline, e intanto anche in questo campo c'è un certo gap con l'estero, cioè gli strumenti alternativi di pagamento, il denaro di plastica, certo. È un po' meno usato, magari lei a memoria ha certo. Un dato di massima. E poi segnatamente ci sono riluttanze da parte degli esercenti a valersene, ogni tanto a tutti noi continua a capitare di andare in negozi che non hanno il POS, che non i ristoranti, che dicono noi non accettiamo carta di credito, insomma il problema esiste ancora. E da parte di molti consumatori a comprare dando i dati alla rete, come se poi quando li diamo in pizzeria non li rendessimo in qualche modo pubblici. Allora, qual è la vostra sensibilità su questo? Sta cambiando qualcosa? Oppure perché in fondo il dato del più 20% costante da una parte è molto confortante, lo dicevamo in partenza, dall'altra ci piacerebbe sapere che più 20 per 10 anni e poi più 25, più 25, cioè che la curva di crescita si stesse impennando, sarebbe un po' più sano. Invece questo lato specifico e-commerce non c'è, crescita costante, ovviamente essendo percentuale una crescita in volumi molto importante, però non c'è l'impennata. La carta di credito? Ma, innanzitutto Cartasì effettivamente è un punto, diciamo, un punto di vista privilegiato sul mondo dell'e-commerce, in generale sui consumi, tanto che da un triennio ha lanciato un osservatorio, che è l'osservatorio acquisti Cartasì, appunto, che si pone l'obiettivo di monitorare l'andamento dei consumi e degli acquisti attraverso la carta di credito, come se fosse uno strumento di rilevazione. Sì. Ovviamente, dato che nel mercato dell'e-commerce circa l'86% è fatto con carta di credito, è evidente che osservare l'andamento delle carte di credito è molto importante per capire come si muove mensilmente il consumatore in questo mercato. I nostri dati, tra l'altro, diciamo, matchano molto bene con quelli che abbiamo appena visto da Netcon, dall'Osservatorio col Politecnico. La carta di credito è sicuramente, dicevo, lo strumento principe per pagare online, e quindi evidentemente le sorti dell'uno e dell'altro mercato sono abbastanza collegate. Cioè. Lei mi parlava di confronto internazionale. Effettivamente, come in parecchi altri mercati di consumo evoluto, l'Italia è un po' indietro. Devo dire che se si guardano i dati in assoluto sono abbastanza stupefacenti. Io vi ho dato qualche dato, sono dati della Banca Centrale Europea. Il numero di transazioni pro capite in Italia è di 27,9. La media UE è di 70 transazioni, 79 l'Europa complessiva oltre all'euro, e arriviamo alle 230 della Svezia. Se però andiamo a vedere la disponibilità di mezzi di pagamento, quindi di carte da una parte e di POS, quindi le macchinette di pagare, in realtà la distanza non è così elevata, perché abbiamo 1,12 carte in Italia, 1,43 la media euro, 24.800
24.000 terminali POS per milione di abitanti in Italia, 20.000 nell'area euro, quindi addirittura meno. No? Quindi dal punto di vista degli operatori lo sforzo è stato fatto. Il problema vero è l'utilizzo. Esatto, no? è farlo usare. La mentalità proprio, sì. E d'altronde il problema non è legato solo alle carte di credito, perché se noi guardiamo altri strumenti di pagamento, sostanzialmente, adesso non mi dilungo su altri numeri, ma insomma sostanzialmente tutto ciò che è no cash viene utilizzato in Italia percentualmente in modo molto simile rispetto all'estero. Quello che è abbastanza eccentrico rispetto all'Europa è il peso del contante, no? Che è sempre attorno al 90% rispetto a un 70% più o meno medio del resto dei paesi europei. E questo ovviamente ha a che fare con diversi temi fattori. Di tipo culturale, di tipo diciamo storico. Torniamo sui fattori frenanti, ma insomma una domanda a bruciapelo. C'è ancora tanto timore per lo spauracchio della privacy e o del furto dei dati? È questo che frena? Certamente questo è uno dei fattori. I dati poi sulle truffe mi pare che sia, li vedevo recentemente, non di vostra fonte, il Ministero degli Interni, sono fenomeni bassissimi. Totalmente irrilevanti. Cioè fossero così poche le truffe offline, no? Guardi, io le porto l'esperienza di Cartassì. Stiamo parlando dello 0,003%, quindi diciamo meno del 3 ogni 10.000 transazioni, no? Quindi un numero veramente risibile. Più dell'80% delle frodi, delle tentate frodi, vengono filtrate, per esempio da Cartassì, ma insomma sì. da un operatore, prima ancora che arrivino sulla carta, sul sistema di pagamento. Certo, è un fatto culturale. Ci sono, come in tutti gli ambienti, così come quando uno viaggia sul treno o sull'autobus deve fare attenzione al portafoglio, nello stesso modo quando entra in rete deve fare attenzione a quei due o tre piccoli accorgimenti che certamente lo aiuteranno a transare in tutta tranquillità. Quindi, ma queste sono regole anche di buon senso. Sono tre regolette. Fare attenzione al non fare transazioni se il sito non è certificato e quindi non ha quel lucchettino in basso a destra, fare in modo che la propria carta sia iscritta ai sistemi di protezione antifrode, quello che si chiama 3D Secure in gergo, e quindi che sostanzialmente il sito ci chieda la password. Cioè metterci un po' d'attenzione, dottore, sostanzialmente. Esattamente. E poi l'iscrizione agli SMS alert che ci avvisano dell'utilizzo della carta. Insomma, queste tre regolette già ci mettono con le spalle al sicuro. Certamente con le spalle al sicuro. Professor Cantamessa, se la Cattolica fa un corso sostanzialmente per imprese che devono capire quanto è importante investire nel digitale, non solo per e-commerce, intendendo, è segno che c'è questo mercato di ignoranza, diciamo così, un gap cognitivo, per usare una parola sofisticata, non, sono un po' ciucci, diciamo questi, per essere invece. E nella percezione iniziale, incipiente, perché comincerete a gennaio, qual è la dinamica? Cioè, c'è un pubblico di imprenditori che, consapevole del problema, è bisognoso di formarsi? Di questo tipo? C'è un insieme di imprenditori, una larga platea di imprenditori che ha capito che può fare qualcosa con online, però non è ancora chiarissimo che cosa significa fare qualcosa con online. Il grosso problema è la convinzione che l'e-commerce sia soltanto il numero di scatolette vendute. Uh-huh. E quindi rimane difficile misurare qualcosa che non siano essenzialmente i prodotti che ho venduto. Gli elementi più semplici sono per esempio l'accesso al consumatore che mi conosce la mia marca, il mio brand. Poi magari mi acquisterà offline. In Italia si sta diffondendo molto un modello che è definito ROPO, certo, che è il research online e purchase offline. Certo. Per cui l'e-commerce oggi richiede una competenza che è semplicemente quella di imparare a conoscere i nostri consumatori, niente di più che alla fine questo. Però c'è un bisogno che sta emergendo in maniera netta. Sta emergendo, questo è un dato in questo senso confortante. Vi presentiamo, poi intanto avevo tante cose da dirci nel corso della trasmissione, volevo presentarvi le nostre che esistono, ci sono in studio, c'è anche una telefonata che ci sta ascoltando, un terzo ospite telefonico che ci sta ascoltando e poi interpelleremo
Allora, Rosalba Caramia, responsabile marketing Shopping Donna. Shopping Donna è uno, ormai diciamo, i siti di commercio elettronico, espressione non di una impresa manifatturiera che vende i suoi prodotti, ma che sono dei supermercati online, sono numerosi. Voi siete stati tra i primi gruppi, il gruppo 71, a cominciare questa attività in proprio, diciamo, non come emanazione. Allora, come state andando intanto? Intanto parliamo che cosa è Shopping Donna e cosa fa. Shopping Donna è un marketplace sostanzialmente. Marketplace, ecco, qui cominciamo a parlare difficile, esatto. Però in realtà è un supermercato. È un supermercato. È online. È una piattaforma dove piccoli dettaglianti, negozi, ma anche piccole e medie imprese possono vendere online e quindi hanno uno spazio di visibilità, una propria vetrina virtuale. Questo gli dà la possibilità di raggiungere un pubblico sicuramente notevolmente più ampio rispetto alle persone che fisicamente possono raggiungere il punto vendita. Quindi voi siete un centro commerciale virtuale che mette a disposizione le proprie vetrine per dei affittuari, degli inquilini. Esatto, che sono piccoli negozianti, che hanno quindi la possibilità di vendere online i prodotti che fisicamente hanno nel loro negozio, aggiornare quindi la propria vetrina e prendersi cura della vetrina esattamente come fanno nel loro negozio, scegliere il prezzo giusto e noi ci occupiamo per loro di tutto quell'aspetto che è un po' più complesso per la gestione di un e-commerce di proprietà, che è quindi il customer care, sì. Risolvere magari le contestazioni, le domande dei clienti, piuttosto che controllare i pagamenti, certo. E quindi noi facciamo da tramite, un po' da quindi controllore. Un servizio chiave in mano, esatto. Come voi immagino che ce ne saranno vari altri, cioè, esistono fornitori che risolvono il problema di chi voglia vendere online a 360 gradi. Esattamente. E voi guadagnate sul valore della merce sul venduta? Transato. Sì. Sul transato, come esatto, si dice? Esatto, una percentuale sul transato. Quindi praticamente se non vendono pagano poco e niente, insomma pagano una specie, probabilmente un fee. Esatto. Quindi non è una cosa, voglio arrivare al punto, non è che costi necessariamente tanto no. Cominciare un'attività di e-commerce, insomma. Quindi è un'attività accessibile anche per chi non voglia strutturarsi. È un'attività molto facile, perché la piattaforma è veramente intuitiva, quindi facilmente si può accedere al nostro network, caricare i prodotti che si vogliono vendere online e si ha la possibilità di caricare concretamente, cioè un camion. E si tratta di semplicemente di digitare la descrizione del prodotto che si vuole vendere, scattare una semplice fotografia anche attraverso un'applicazione magari. O più di una. E il prodotto è subito online, definire il prezzo e il prodotto è subito online. Ci occupiamo noi di prelevare il prodotto e di consegnarlo al consumatore finale. Quindi è davvero molto semplice. Il dottor Albergati, che come dicevamo è presidente di Bions. Sì, vabbè, è uguale. Ha anche all'attivo 25 anni in Microsoft, quindi è un informatico vero. Sì. Ahimè, anche per l'età mi si dai capelli grigi, 25 anni. Magari c'è chi gli fa 15 anni, non i capelli grigi. E Bions fa un altro mestiere, una società, mi diceva, più giovane. Quando siete nati? Ma noi siamo una startup, siamo nati circa un anno e mezzo fa e la nostra mission è l'e-commerce. Noi facciamo e-commerce e lo facciamo però in maniera molto differenziata. Fondamentalmente quello che ci siamo trovati a fare è accompagnare spesso imprenditori che vogliono entrare nel mondo dell'online con modalità molto differenti. La più semplice è accompagniamo chi per esempio ha uno stock e vuole iniziare a provare il mondo dell'online magari senza creare grossi impatti sul canale portando la collezione corrente, a portare questo prodotto nelle mani di aziende che fanno vendite private, i vari Van Privé, Privaglio, Groupon, Les Bonus, giusto per fare alcuni nomi che sono molto noti. Questa modalità ha un duplice vantaggio. Da una parte io non creo concorrenza diretta immediata al mio canale, anche se questo è un dato che magari toccheremo dopo, è sempre più obsoleto, no? Sì, uno deve gestire la multicanalità e tutte le opportunità di vendita. Dall'altro il mondo delle vendite private tendenzialmente lavora su un bacino chiuso, un bacino che poi contatta con frequenza e quindi la comunicazione dell'offerta del brand che sta portando il suo stock sul mercato permette appunto all'imprenditore di da una parte riguadagnare su un immobilizzo che è quello dello stock, dall'altra di fare conoscere il suo prodotto e il suo brand a un pubblico sempre più ampio. Quindi, noi abbiamo più di 140 partner in 80 paesi di tutto il mondo e mi fa molto piacere che si sia parlato di cuore nell'esportazione, non solo nel mercato domestico, proprio perché
è un primo modo per rompere la barriera, che è quella, sì, di vendere online. Vendere online è faticoso e costoso quando uno vuole partire con il proprio sito, a meno che non sceglia di appoggiarsi ad aggregatori, vuol dire fare sapere al pubblico, al grande pubblico, a milioni di utenti che esistiamo, che abbiamo un sito, che questo sito vende. Delle proposte di vendita. E il nostro percorso parte dalla vendita online, noi abbiamo poi dei siti di vendita privata che sono di nostra proprietà e che sono My Brands e My Kids, i due più importanti, quindi ospitano conto terzi vendite. E anche conto proprio. Esatto, che ospitano vendite private, in questo caso quindi ospitano prodotti che ci vengono dati da imprenditori che vogliono venderli attraverso questo canale. Quindi, se non ho capito male, diciamo, ed è interessante per i nostri spettatori, i modelli di business qui rappresentati sono convergenti sull'obiettivo, ma un po' diversi, nel senso che Shopping Donna ha i dettaglianti, soprattutto voi avete imprenditori. Sì. Quindi, però questo è importante rispetto al tentativo di spiegazione che quest'oggi stiamo facendo, cioè l'approccio all'e-commerce è un approccio aperto e non più complesso come forse 10 anni fa e non più necessariamente autonomo e autoctono, perché sia che l'impresa che voglia facciarsi l'e-commerce sia un'impresa al dettaglio, sia che invece sia un'impresa manifatturiera o produttiva, può trovare dei mediatori tecnologici e commerciali che in qualche modo gli danno il servizio chiave. Infatti, è corretto. Per me è anche sbagliato ormai parlare di e-commerce. Bisognerebbe parlare di commerces all'inglese. Cioè, ci sono molti modelli molto differenziati, per cui l'imprenditore oggi può trovare società, consulenze, aziende che lo aiutano a scegliere il modello di e-commerce più adatto per le sue necessità. Perfetto. E qua si apre veramente un universo. Completiamo la carrellata dando la parola ad Angelo Coviello, che ci sta ascoltando pazientemente per telefono da un po', lui è a Napoli. Ci ascolta ancora, dottor Coviello? Sì, buonasera. Buonasera. Allora, dottor Coviello, io riassumo in 30 parole. Agente assicurativo da sempre, presidente degli agenti di una compagnia importante che è stata la Navale Assicurazioni, ha avuto un'idea. Anche lui, anche la sua, è un'idea di mediazione per l'e-commerce, però non è una mediazione tanto tecnologica o commerciale come le vostre, bensì è una mediazione culturale. Dico bene, dottor Coviello? Sì, la nostra idea è stata quella di mediare nel settore delle assicurazioni il flusso e traffico dell'e-commerce, di internet, con la pratica di tutti i giorni dei canali di distribuzione tradizionali. Quindi in un qualche modo ci siamo resi conto che era difficile da parte del consumatore poter acquistare online facilmente, senza stress, un prodotto assicurativo, e quindi la necessità di un appoggio, di una consulenza, di un consiglio, un consigliere che poi è diventato un rassicuratore. Rassicuratore. Ecco, e la quindi nostra il vostro idea sito si chiama? Prego? Il vostro sito si chiama? Mirassicura.it. A parte la cosa, il nome divertente che strappa un sorriso, il punto è, Coviello, la anticipo, il tema è che in Italia le polizze sono tra i prodotti, i servizi meno acquistati online rispetto alle medie europee. Noi sulla RC Auto, che in paesi come la Gran Bretagna è venduta per il 70% sul canale internet o telefonico, ma soprattutto internet, siamo fermi all'8%, c'è un gap clamoroso, nonostante in questo settore più che in altri, poi parleremo dei prezzi, ci sia un gap di convenienza clamoroso. Cioè, diciamo che oggi all'interno degli stessi gruppi assicurativi le polizze vendute attraverso i canali tradizionali delle agenzie valgono 100, quelli vendute attraverso i canali diretti valgono 65-70. Dico bene? Sì, ma guardi, prima di tutto il settore, la polizza di assicurazione non è un bene tangibile, e in quanto tale ovviamente, essendo un contratto e un alia e quindi un rischio da comprare, in quanto tale è percepito anche con difficoltà. Se poi si mette pure che c'è il problema, diciamo, che di ordine nazionale, che c'è anche una diffidenza fra il consumatore e gli assicuratori, certo, diffidenza alimentata nel tempo, negli anni, da un discorso culturale, sarebbe anche lungo affrontarlo in questa sede, è chiaro che il prodotto assicurativo è difficilmente vendibile se non tramite un consulente, quindi un canale, diciamo, ecco, tradizionale, quindi di assicurativo, di agenzia piuttosto che di brokeraggio. Certo.
Quindi per concludere, perché dobbiamo andare in pubblicità, in concreto, mi rassicura, sta allestendo una rete nazionale di consulenti. Ma noi tendiamo di creare una rete nazionale che abbia poi attraverso un portale una possibilità di confidarsi, quindi di prospettare al cliente, all'assicurato, le migliori soluzioni, perché crediamo nella consulenza e crediamo che in ogni caso, pur se internet è uno strumento anche nel settore delle assicurazioni di assoluto vantaggio, certo, crediamo comunque che debba essere accompagnato, e questo credo che sia, non valga solo per le assicurazioni, possa valere per anche una serie per di prodotti, certo, che il consumatore fa fatica a comprare da solo, non solo per quello che dicevate prima, e cioè le difficoltà, il discorso della culturale, la difficoltà del consumatore italiano a spendere se non in contanti, ci sono tutti questi fattori che ovviamente i rilasciare i dati su internet che ovviamente viene percepito come un discorso di non protezione, però oltre a questi fattori che comunque sono importanti, c'è sempre il discorso che non tutti i prodotti sono percepiti come un acquisto facile. Ci sono prodotti, certo, che sono percepiti come un acquisto difficile, complesso, e di fronte a questo il consumatore si firma, si grazie, blocca. Ecco che c'è necessità, come qualcuno di voi già diceva, di un accompagnamento per una vendita, per una maggiore vendita, per lo sviluppo anche del nostro paese. Come dicevamo, una mediazione culturale, un'ottima idea, mi rassicuro, in bocca al lupo, grazie dottor Coviello. A voi, buonasera. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochi minuti qui in studio. Eccoci di nuovo in studio nella stanza dei Bottoni, parliamo di e-commerce. Abbiamo capito che il fenomeno dell'e-commerce è in crescita galoppante anche in Italia, però abbiamo anche constatato che c'è ancora un gap, una differenza, una lentezza rispetto alla media europea, che per tanti versi non depone bene, nasce da fattori culturali di diffidenza, per la maggior parte dei casi immotivata, sia degli imprenditori sia dei consumatori verso alcuni tipici strumenti della rete, sia per una questione infrastrutturale. Però le cose stanno cambiando, soprattutto devono cambiare, perché è indispensabile per chi fa impresa avere anche questa interfaccia. Però ecco, tornando a parlare con i nostri ospiti e lanciando un po' la palla in maniera in ordine sparso a chi vuol prenderla e rispondere, c'è un tema di costi da parte di chi da imprenditore vuole aprire una finestra sul mondo e-commerce, quindi quanto costa, non voglio dire quanto costa la lira, ma insomma se è una cosa impegnativa, abbiamo toccato prima presentando le due case history qui in studio, però comunque a me non dispiace sentirmi spiegare quanto può valere aprire un proprio sito con una piattaforma e-commerce, oppure quanto può costare in termini percentuali, per esempio avvalersi dei servizi di aziende specializzate come le vostre. E poi c'è un tema di convenienza da parte dei consumatori, e qui guardo i nostri esperti, diciamo così, lato analisi economiche, perché oggettivamente è un canale di scanto di e-commerce, cioè si risparmia mediamente, no? Ecco, quanto costa se io ho un'attività commerciale, una grande salumeria tipica di tante nostre regioni con un forte contenuto specifico nell'agroalimentare, con tanti prodotti DOP per esempio, e voglio creare un mio negozio online e vengo non la shopping con donna che non sarà, però che mi rivolgo a un fornitore come può essere un'azienda simile alle vostre, che cosa gli devo dare? Il 3%, il 10%, il 15%? Se vendo 1000 euro di prodotti, quanti me ne entrano? In questo caso ci sono molti modelli, non c'è un unico modello. Andiamo da aziende di servizi che ovviamente costruiscono l'offerta per il cliente, e lì è la classica giacca su misura e può avere costi molto variabili. Modelli nuovi stanno nascendo. Noi per esempio abbiamo scelto un modello un po' atipico, facciamo di pratica da franchisee online del brand. Quindi se un imprenditore vuole andare online e c'è un reciproco interesse, noi sviluppiamo il sito, facciamo tutta la gestione dalla logistica al customer service, tutto quello che serve nella food chain per poter essere operativi, e fondamentalmente veniamo pagati dal fatto che abbiamo uno sconto sul prodotto che ci viene dato, e quindi guadagniamo dal vendere il prodotto. Saltando un bel po' di passaggi all'intermediazione offline, perché non voi solo, siete ma grossisti e dettaglianti contemporaneamente in fondo, no? Certo, fondamentalmente quello che facciamo, togliamo qualunque rischio all'imprenditore, perché non ha più un investimento ex ante che deve essere fatto per fare partire il sito, ma se il prodotto vende, guadagniamo noi e guadagna l'imprenditore.
ci sono modelli invece completamente differenti. E il problema però, mi permetto di sollevarlo, sì, perché credo che poi gli amici dell'area più tecnica vorranno approfondirli, è che andare online non è la bacchetta magica. No, certo. È faticoso, è costoso, è lungo, può essere estremamente complesso, a meno che non si trovino forme di aggregazione o forme che ci permettano di essere immediatamente di fronte a un grande pubblico. Prima citavo il mondo delle vendite private come primo gradino, sicuramente i marketplace sono un altro importantissimo passaggio per essere immediatamente visti da tanti utenti, perché sennò è come aprire un negozio, certo, bellissimo, nella via più nascosta della città, e lì non ci vedrà mai nessuno e quindi non saremo mai in grado di essere poi contattati dai nostri clienti. Nell'esperienza reale, per esempio, di Shopping Don, c'è stato qualche dettagliante dei vostri associati che abbia avuto un grande successo, cioè apre bottega per provare e poi magari si ritrova a imbroccare l'offerta giusta e rendersi conto che gli è cambiata la vita? In realtà più che qualche dettagliante, è sicuramente interessante l'esperienza di una piccola profumeria di provincia che invece ha, diciamo, aumentato, esatto, ha aumentato il suo fatturato proprio attraverso la vendita online, attraverso il nostro marketplace, proprio perché la possibilità di raggiungere subito un alto volume di traffico, che è quello che è il vantaggio. Però poi concretamente, se io compratore, se io consumatore vado online per cercare un prodotto e non ho in mente il nome di un sito che mi piaccia o di un negozio che ho visto in piazza oppure l'altro giorno in una città che ho visitato e cerco il prodotto sul motore di ricerca, cosa mi porta proprio su quel negozio di Shopping Don, piuttosto che ci sono degli esperienti di marketing digitale, ci sono delle cose. Esatto, è proprio questa la difficoltà per un piccolo dettagliante piuttosto che un imprenditore. Farsi trovare nel mare magno. Esatto, farsi trovare. Ecco perché l'opportunità di entrare in un marketplace dove ci sono diversi studi fatti sia dal punto di vista della struttura del sito sia di investimenti di marketing ti consente di essere tra i primi risultati e quindi di farti trovare facilmente. Ecco, in questo senso io volevo citare un caso che credo non faccia ombra a nessuno, che è un caso di scuola a livello mondiale, il caso Yux, che è un portale di e-commerce che fatturerà credo quest'anno 500 milioni di euro, una bella storia imprenditoriale italiana, che è diventato il service di quasi tutti i brand del lusso nell'abbigliamento. Proprio un service perché anche grandi aziende, ricordo che tra i primissimi a fidarsi di Yux c'è stata Armani, ho detto tutto, anche grandi e grandissime aziende hanno trovato conveniente affidare il proprio sito che avevano già, la propria piattaforma di e-commerce che già esisteva, a un marketplace di quel tipo, che è un marketplace verticale sull'abbigliamento e poi è diventato abbigliamento e lusso, piuttosto che essere da solo nel mare magnum del web. Questa è una cosa che mi fa pensare abbastanza. Ecco, invece lato, abbiamo sentito questa esperienza che ho ottenuto a parlare con Coviello, perché lui ha individuato un tema forte, cioè lì nel mondo delle polizze, veramente io ho la polizza online da 10 anni, sono come consumatore, cioè è inspiegabile perché non si va da tutti lì, soprattutto per i prodotti semplici c'è solo da risparmiare. Poi quando capita il sinistro, a me purtroppo è capitato niente di grave, devo dire dopo un mese e mezzo avevo il mio risarcimento sul conto corrente senza essere mai stato fisicamente in un'agenzia di questa compagnia, quindi ho toccato con mano che funziona. Eppure in Italia si va pianissimo, pianissimo, e non c'è verso, non c'è. Le compagnie dirette più forti sono emanazioni delle compagnie tradizionali, quindi non vengono promozionate più di tanto per non fare cannibalizzazione, eccetera. Ma la domanda che volevo rivolgere a voi, nella vostra esperienza, adesso risponda chi vuole, prima, dopo, lato consumatore, è chiaro che si risparmia veramente e non come senza offesa quando si va al mercatino a comprare le robe cinesi, cioè a parità di prodotto è chiaro che si risparmia o no? Perché basta fare i due confronti, no? È una roba imbarazzante, cioè uno va in un negozio fisico per comprare un aggeggio elettronico, segna il prezzo, il numero di matricola del modello, poi torna a casa, si mette online, lo stesso prodotto spesso sull'e-commerce della casa costa molto meno, è talmente evidente, no? Cioè, l'acquisto non è solo il costo economico, l'acquisto è anche il costo di fiducia e il costo in qualche modo di convenienza di riuscire ad acquistarlo, cioè di averlo a disposizione, di poterlo portare a casa facilmente, della garanzia di quello che avrò portato a casa. Sono questi i vissuti che ruotano intorno all'acquisto. Per le esperienze che abbiamo avuto noi nelle ricerche condotte, il consumatore sa che si risparmia economicamente.
ma non sei altrettanto sicuro che... Non sono sicuro che il televisore arrivato a casa funzionerà e quindi sarò sicuro di quello che riuscirò a fare o dovrò rimandarlo indietro in qualche modo. La preoccupazione credo che sia sulla tutta la parte che riguarda in qualche modo la relazione più che l'acquisto vero e proprio. È un problema di fiducia e credibilità in realtà. La fiducia è il fatto che la persona da cui sto acquistando, l'esercente, ha le buone intenzioni di offrirmi quello che effettivamente mi sta promettendo, ma poi c'è anche la credibilità, cioè che sia in grado di farlo nel modo migliore possibile. Citava l'esempio di comprare un apparecchio elettronico, è proprio una delle resistenze maggiori è la preoccupazione di non poterlo toccare per mano. Poi nessuno lo tocca davvero per mano quando va nello store, nel negozio effettivo, ma l'idea di farsi arrivare a casa qualcosa e di non essere sicuro che poi funzionerà. E soprattutto preoccupati, chiudo, dalla burocrazia della restituzione. Ricordo, per beneficio di chi è magari più giovane, che il nostro paese ha avuto un'altra caratteristica che è stata studiata dagli esperti di marketing per decenni, e cioè che negli anni 70 e 80, quando in tutta Europa fioriva il commercio per corrispondenza, con i cataloghi, e ricordo i nomi che sono stati, per chi ha i capelli grigi, celebri come Postal Market o Vestro, anche in Italia, da noi il commercio per corrispondenza è arrivato a cubare al massimo il 5-6% del dettaglio complessivo. In Germania e in Francia era 5-6 volte di più, 25-30% nel momento di massimo fulgore. Poi adesso chiaramente il commercio per corrispondenza con i cataloghi cartacei è declinato, si è ristretto molto a settori di nicchia o molto specialistici, cioè beni deperibili e consumabili, queste robe qui, ma piccolo. Ma all'epoca era una grande cosa all'estero e non in Italia, quindi c'è una costante di tipo psicologico, perché poi lo spirito del luogo fa. Per esempio, guardo Cartasì, vedo in lei Cartasì, scherzi a parte, non si paga solo con carta di credito per comprare online, si può pagare in tanti casi anche con un bonifico bancario, si può pagare anche con degli aggregatori di pagamento, anche qui c'è un nome pagamento. È ovvio, ed è leader di mercato internazionale americano, PayPal. Certamente. Anche se personalmente ci sono capitato, sono anch'io un account PayPal, non ho ben capito qual è il vantaggio, ma insomma comunque me ne servo ogni tanto quando me lo chiedono, ci vuoi pagare con PayPal? Sì signore, pago con PayPal. Certo. Vabbè. Che cosa, in cosa, certo. Ecco, cosa sono, consiste questo? Diverse forme di pagamento. Io volevo però tornare un secondo sul vantaggio, no? Perché è abbastanza tipico quando si parla di e-commerce e di convenienza dell'e-commerce parlare di prezzo, no? Sì. Convenienza di prezzo. Beh, direi di sì. In realtà questo è assolutamente corretto, forse magari il dottor Finzi potrà anche darci qualche dato al proposito. In realtà l'e-commerce è un esaltatore di marketing mix, no? Come mi piace dire, nel senso che in realtà online è possibile avere un vantaggio di assortimento enorme, un vantaggio di comodità enorme, perché evidentemente si fanno acquisti in tutto il mondo restando seduto sul divano di casa. C'è un vantaggio di tempo, perché io posso acquistare online in qualsiasi momento, certo. Posso fruire di occasioni e quindi di offerte promozionali, certo. Di saldi tutto l'anno sostanzialmente sì. E soprattutto sono in grado, mettendo in atto quel discorso di fiducia di cui si parlava un attimo fa. Facendo un investimento di fiducia. E facendo un investimento di fiducia reciproca fra chi acquista e chi vende, evidentemente, entrare in una relazione continua, no? Di CRM, come si dice, tale da fruire il meglio delle offerte che sono il più possibile ritagliate su misura, no? Sulle esigenze di chi acquista. Quindi credo che da un lato la convenienza del consumatore, che non è necessariamente monetizzata sul prezzo, come si diceva un attimo fa, dall'altra parte di chi vende pensare che accedere al mercato elettronico significa fruire della tecnologia e del supporto che la tecnologia può dare in tutti gli strumenti del marketing mix, no? E questo credo che sia molto importante tenerlo in considerazione, e forse non sempre lo si considera pieno. Ecco, nel positivo qual è, dottor Finzi, la gerarchia delle convenienze percepite dal pubblico? Parliamo del pubblico, di noi compratori. Sicuramente il prezzo è quello più citato nei sondaggi, ma la convenienza nel senso più ampio, come citato dai colleghi, del tempo.
sono più sicuro di trovare un bene, perché sì, in pochi minuti posso girare appunto virtualmente decine o centinaia di negozi, cosa che nel mondo fisico sarebbe un po' più lunga, e sto cercando un bene, sono in ufficio, dopo 10 minuti ho comprato quel bene che magari viene consegnato il giorno dopo, quindi il tempo è un bene molto prezioso. Tornando però agli imprenditori, visto che sì, è una parte importante, e parlando di costi, vorrei citare le risorse umane, perché anche quando l'impresa decide di fare outsourcing, che è una scelta assolutamente da valutare, comunque l'impresa deve capire l'e-commerce, deve capirlo l'imprenditore, devono capire le persone guida dell'impresa, e questo è un fatto culturale, è un fatto di formazione. Netcom da anni fa attività di formazione in questo senso, abbiamo gli eventi, abbiamo l'attività proprio di corsi che facciamo presso la nostra sede, collaboriamo con Sole 24 Ore, con l'Università Cattolica, col Politecnico di Milano, qui la parte formazione è importante. Anche l'imprenditore di 50 anni deve pensare che deve andare a scuola, magari qualche giorno, ma deve andarci, perché se comprende il fenomeno può poi governarlo. Sfruttarlo meglio. Assolutamente, l'abbiamo appunto già citato, ma il tema dell'export è un tema cruciale. Un mercato italiano all'interno di un'economia che non si può dire in crescita e dove le prospettive dei prossimi anni non sono positive, il tema dell'export e quindi del poter raggiungere consumatori che non hanno queste remore, non hanno problemi, i cinesi non hanno remore a comprare online, quindi in questo senso le opportunità dell'e-commerce sono veramente, veramente importanti da cogliere. Ecco, un aspetto che volevo toccare è quello di quello che io considero l'export stanziale, il turismo, la forma di export che non consiste nel vendere oltre frontiera i nostri prodotti, ma nel prendere dentro la frontiera i consumatori stranieri. Bene, quello è un settore, i vostri dati lo confermano, dove abbiamo fatto tanto, sì, e dove tantissime microimprese incredibilmente poi funzionano da Dio sull'e-commerce. Cioè ci sono le singole masserie sul tavoliere, piuttosto che agriturismi e bed and breakfast nel Casentino o in Val d'Orcia, che senza aver fatto particolari investimenti, però soltanto avendo ottenuto presenza su sistemi di booking online significativi, sono sempre pieni, sì, di stranieri che non avrebbero mai potuto raggiungere con, sì, alcun altro veicolo promozionale, perché non avrebbero avuto neanche la forza economica di accedere al millesimo della visibilità che hanno ottenuto. E lì il turismo è avanti, è un posto dove si è capito. Succede anche però con il prodotto fisico, cioè usando i giusti, sì, canali, il mercato dell'e-commerce permette di rompere delle barriere tradizionali, che sono quelle tipiche dell'export. È molto difficile trovare compratori all'estero se non si ha un brand molto forte, sì, è più facile riuscire invece ad avere un ingaggio con siti di e-commerce o gemellaggi con siti di e-commerce o promuovere il proprio sito di e-commerce in paesi magari più evoluti, con brand che molto spesso vendono tanto proprio perché sounds Italian, perché sembra italiano. Sì, sì. Abbiamo dei brand che sono venuti in Giappone, in Cina, nel mercato dell'online, che vendono benissimo e che in Italia sono sconosciuti perché hanno questo suono italiano, perché comunque l'Italia rimane come manufatturiera o come mondo della moda molto noto e quindi trascina un pochino tutte le vendite. Ecco, un altro tema volevo toccare col vostro aiuto. Un'altra remora è il tema delle consegne, tempi e sicurezza, perché, come dire, è un altro luogo comune italiano, no? Che la consegna dei pacchi lascia a desiderare, e sicuramente non è facilissimo, lo dico per esperienza anche familiare e anche recente, mandarlo un pacco, perché tutto sommato, come dire, in posta, dove si va regolarmente a fare queste cose abitualmente, se ci vai occasionalmente da cittadino fai fatica, devi portargli tutta una serie di cose già fatte, diciamo così. Come valutiamo, sia scientificamente su rilevazione e confronto, sia empiricamente nella vostra esperienza, funzionano adesso le consegne Italia? Io personalmente mi sono trovato abbastanza bene, cioè non ho mai avuto problemi di ritardi gravi o di consegne di merce danneggiata, e sono uno che compra abbastanza online, piccole cose, ma però volevo sapere se c'è qualche dato o qualche evidenza. Prego. Sì, noi ci occupiamo direttamente della presa e della consegna al consumatore finale, e solitamente si riesce a presidiare tutta Italia in massimo 48 ore. Però avvalendovi di corrieri poi, sì, di spedizioni. Esatto. Per
ma a seconda della tipologia di bene utilizziamo un corriere piuttosto che un altro. In questo modo abbiamo la possibilità che di funziona coprire... ovviamente. Esatto, sempre, quasi sempre. La logistica è decisamente in evoluzione, non solo, ma dà delle grandi garanzie. Non dimentichiamoci mai che chi compra online ha delle garanzie superiori a quelle di chi compra in un negozio fisico, sia come possibilità di reso. Tutti i siti più importanti hanno una gestione dei resi che è molto attenta alle necessità del cliente, tanto che a volte abbiamo clienti che comprano magari due o tre taglie e ne rendono due dei tre prodotti perché non sanno esattamente se hanno il 38, il 38 e mezzo o il 37 e mezzo. E quindi in questo mondo sicuramente la logistica italiana sta facendo passi da gigante con costi che sono sicuramente minori di quelli di entrare in una ZTL o di pagare un parcheggio per un'intera giornata andando in centro a fare acquisti. Ecco, controindicazioni, vediamo se di fare anche da soli un po' gli avvocati del diavolo, no? Se c'è qualcosa che però in qualche caso deve frenare perché magari non lo abbiamo toccato, ma c'è qualche tema critico, oppure se c'è semmai qualche approccio sbagliato da parte sempre dell'imprenditore che voglia finalmente attrezzarsi. L'approccio sbagliato che abbiamo incontrato più spesso è l'idea che basti premere un bottone per vendere. Quindi la trasformazione dell'online è come se fosse semplicemente un nuovo canale, una bacchetta magica che apro, e trascurando completamente l'impatto anche organizzativo. Perché per quanto si vada in outsourcing, ho bisogno di qualcuno che sia formato, ho bisogno di avere i prodotti a disposizione, ho bisogno di garantire una serie di elementi minimi di qualità, proprio perché ho le rese facilitate, le rese facilitati. Quindi sì, l'impatto che ha l'e-commerce è un impatto positivo dal punto di vista finanziario, ma è anche un impatto trasformativo dal punto di vista organizzativo. Questo spesso è un elemento che viene trascurato. Viene sottovalutato. Sì. Ecco, io volevo lanciare anche un po' una provocazione, anche fare un briciolo di terrorismo. Macroeconomicamente, correggetemi se sbaglio, i consumi in questo momento storico sono sostanzialmente piatti, anzi c'è un segno meno in tanti settori, nel nostro paese ma non solo. Allora, se da una parte il totale dei consumi è piatto o flette e il e-commerce cresce, è abbastanza ovvio pensare che il commercio tradizionale fletta molto di più. Ecco perché all'inizio lanciavamo il warning, l'avviso ai naviganti. Avere anche il canale e-commerce non è più un'opzione incrementale per far qualcosa in più, ma è per evitare di uscire al mercato. È questo che secondo me comincia a essere il tema vero da dire francamente anche ai più prudenti. Ovviamente non in tutti i settori, ci sono settori di alta specificità o settori di beni e servizi intermedi che possono ancora. Questo mi pareva una sintesi, cioè non è più un modo per crescere soltanto, ma è innanzitutto un modo per non scomparire, o no? O sto drammatizzando? Mi pare di no. Assolutamente, per una certa categoria di consumatori non trovare l'azienda online con l'e-commerce oggi è un segnale d'allarme, cioè segna la non evoluzione dell'azienda, me la classifico come un'azienda di secondo livello. Io posso poi decidere di andare in negozio, quindi abbiamo accennato al tema della multicanalità, ma è un tema centrale. L'Italia è comunque il paese col più alto numero di negozi per abitante, dei negozi al dettaglio, quindi i progetti e-commerce più evoluti sono progetti multicanale, quindi e-commerce e negozi che lavorano insieme, perché il consumatore in certi momenti ha preferenza a comprare online, ma in altri ha il piacere, il tempo e la necessità di andare in un negozio. Se queste due cose si parlano, se io consumatore sono riconosciuto in negozio con una carta fedeltà che vale anche online, ecco che il business totale dell'azienda diventa vincente. E infine una considerazione di tipo anagrafico o demografico. Oggi cominciano ad avere 20 anni i ragazzi che quando sono andati in prima elementare nel 98-99, e quindi appunto hanno 20 anni, hanno trovato in classe, almeno in molte regioni d'Italia, un computer, o a casa il papà lo usava e hanno cominciato a usarlo da bambini, i cosiddetti nativi digitali, gente che comincia ad avere capacità e bisogno di spesa e che certamente è portata a usare i device digitali con una disinvoltura, una confidenza che i loro genitori non avevano. Quindi tutti i fattori che stanno assolutamente spingendo in questa direzione. Io credo che il fenomeno sia in corso e non possa che accelerare. È chiaro che, come diciamo spesso qui nella stanza dei bottoni, tutto è poi funzione di quel grande fattore, di quel grande comune denominatore critico che è stata la frenata dell'economia
che abbiamo vissuto e pagato tutti sulla nostra pelle, chi più che meno, negli ultimi due o tre anni. Dico due o tre anni anche se tutti sappiamo che la crisi è deflagrata da più di cinque anni fa, ma poi abbiamo cominciato a pagarne il prezzo successivamente. Però è anche vero che tanti piccoli segnali, piccoli e meno piccoli segnali internazionali, ci dicono che invece qualcosa si sta muovendo e qualcosa sta cominciando a cambiare e può cambiare anche qui in Italia. Quindi io, nel concludere la nostra puntata e per ringraziare tutti, vorrei citare, siete stati bravissimi, Giulio Fin, segretario generale di Net, con Francesco Pallavicino, analisi mercato e posizionamento Cartasì, Matteo Cantamesse, Digital Roma Università Cattolica, Rosalba Caramia, responsabile marketing shoppingdonna.it, Fabrizio Albergati, presidente di Bios, stavolta l'ho detta giusta, e Angelo Covillo che ha parlato con noi per telefono. Credo che il messaggio che possiamo permetterci tutti, credo siate d'accordo di lanciare, è: si può contrastare la crisi, si può uscirne, si può, come dire, cogliere i primi treni che ripartono, però bisogna farsi furbi e svegliarsi e stare dove il business passa, dove il business nasce, dove il business è più veloce, e sicuramente tutto questo avviene anche attraverso l'e-commerce. Quindi se avete un'impresa e siete ancora fuori dal mondo del commercio elettronico, affrettatevi a entrarvi, e questa sera qui nella stanza dei bottoni abbiamo provato a spiegarvi come, perché e come si fa. Arrivederci, grazie, ci vediamo settimana prossima, sempre alle stesse ore.